Allora, a questo punto eccoci qua. Io sento però ancora la radio in sottofondo, quindi vediamo se la regia riesce a darmi un aiuto sotto questo profilo. Intanto benvenuti i nostri ospiti, io tolgo la musica e quindi così la radio non la sentiamo più, però siamo in diretta anche a livello radiofonico, almeno credo. Buona serata a tutti voi. Claudio Casorati, fra un attimo inquadrato, immagino, e se funziona l'inquadratura, ma i più belli inquadrati in questo momento sono gli ospiti. Allora vedete, due ragazze e un ragazzo. Il ragazzo è il nostro amico Antonio Carnemolla, che abbiamo seguito in passato notevolmente perché è una delle 100 cose, 101 cose, giusto, da vedere a Padova se avete qualche minuto. Questo era il libro di Paola Tellaroli dove tu eri inserito, e da quel momento abbiamo fatto più di un discorso, ci siamo trovati in giro, ti ho potuto vedere anche in... ciao ragazzi, sono anche nervoso, abbiamo seguito tante delle tue peripezie, perché per una ragione o per l'altra fare l'artista di strada non è una cosa facile, e però adesso mi pare di aver capito che siamo arrivati a un momento splendido, perché Padova, e da cui il titolo Padova Live, finalmente Padova ospita gli artisti di strada. Si chiama Padova Street Show e quindi è una di quelle cose che secondo me, no, fa impazzire da quanto bella è, perché uno non si aspettava di poter arrivare in tempi brevi a questa cosa, giusto? Ma sì, diciamo che è la prima volta che si ospita 4 giorni di festival di artisti di strada e soprattutto di circo contemporaneo, perché questa è l'idea del progetto, 18 spettacoli da ogni parte d'Italia e del mondo. Perfetto. Che sono andato a scovare, sono partito zaino e spalla e sono andato in giro a scovare talenti, e adesso li ospiteremo al festival. Ecco, questo è stato quindi il tuo primo grande momento, muoverti per trovare artisti, perché in effetti quando si vuol fare uno show di questo genere bisogna trovare gli artisti. Artisti che di fronte a una piazza semi sconosciuta ti guardano, come dire, ma steverti alla milanese, oppure sono convinti e ti credono e dicono ma sì dai, proviamoci nell'avventura. C'è voglia immediata, una via di mezzo, cos'è? Ma diciamo che questa strada è un viaggio inaspettato alla scoperta di chissà che cosa, è comunque un mondo veramente fantastico, perché sai, è uno spettacolo genuino che tu fai in piazza, apri il tuo bagaglio e intrattieni 200-300 persone. Ecco, questo è il bello dell'artista di strada, è che ha contatto con il pubblico e riesce soprattutto a far divertire il pubblico, e ne però il gusto è che ne sente immediatamente l'umore, quindi si rende conto se le cose che sta facendo sono belle e importanti oppure no, e può anche sistemarsi in corsa, no? Perché uno, certo, può modificare. Dipende anche dal pubblico che si incontra sul momento, ma credo che al festival ci sarà, tanto è aperto a tutti dai 0 ai 100 anni, per cui abbiamo di tutto, e questi artisti professionisti che provengono dalle più importanti scuole di circo si esibiranno lì con grandi insomma, numeri incredibili. Benissimo. Trapezio, insomma di tutto, giocoleria, clowneria. Allora adesso vado a presentare anche le altre due ospiti, perché quando parliamo di Padova Live vediamo se si avvicina un po' più Francesca, si avvicina un po' di più a Eva, per esempio, eccola così finché parliamo, perfetto. Ci sarà una migliore inquadratura, la vedo perfetta, del nostro Eriberto, grazie alla regia. Allora, quando dico Padova Live e parlo di Francesca ed Eva è perché voi siete due ragazze che hanno deciso di fare spettacolo a vostra volta, non necessariamente in strada, magari, che ne so, su un palcoscenico anche importante un dì, però la voglia come vi è nata di suonare? Perché suonate? Bella domanda. Dai Eva, tutta tua la risposta. Lei canta ma non parla mai. Lei canta ma non parla mai, comodo. Questa è una bella cosa. Tu suoni e di solito non canti mai. No, seconda voce. Non è vero. No, è una passione che condividiamo da tantissimo tempo, nel senso che noi ci conosciamo da 30 anni. Le coquette. Sì, le coquette, sono nate 30 anni, no, non è vero. No, la nostra amicizia è nata 30 anni fa. Però, quindi poco prima di nascere. Sì. Praticamente, cioè, due bambine così, dai. Esatto, è bello così. Appena nate. Sì, e dopo, diciamo che un po' per caso, vabbè, io ho sempre avuto la passione per il canto, Eva sempre per la musica, ci siamo incrociate a un certo punto. Hai detto, vuoi vedere che riusciamo a fare un sodalizio? Esatto, sì. Quasi casualmente. Esatto. Quasi casualmente.
Vabbè, allora intanto riposatevi un secondo e cominciate a pensare con cosa ci allietate fra qualche chiacchiera. Nel frattempo allora torniamo, beh, intanto un giudizio anche di Antonio, no? Perché anche Antonio sa come nascono queste cose. A un certo punto ti viene voglia di farlo e automaticamente decidi di fare l'artista. Quindi sono apprezzabili, no? Queste cose che nascono spontanee. Diciamo, spero non mi becchi con domande particolari che no. Mi voglio inaspettato. Nel senso no, ma questo è proprio sentire, per esempio, da tu che hai esperienza a ragazze che adesso si stanno lanciando nel mondo della musica, insomma, cosa puoi dare come consiglio? Perché insomma, in fin dei conti tu hai maggiore esperienza e soprattutto affronti la parte più difficoltosa che è il pubblico quando sei in strada, che quindi non è preparato. Sei tu che vai incontro alle persone, non sono le persone che ti vengono a trovare, come può succedere a uno spettacolo. Quindi sicuramente la tua esperienza è un po' più ampia, no? Ma io non so esattamente, però comunque quel mio parere è quello che ci vuole tanta determinazione, tanta passione, bisogna crederci e rompere le palle, scusate se dico questo termine, ma bisogna andare a insistere per fare questo. Poi penso che forse magari c'è il colpo di scena e loro hanno più esperienza di me. No, beh, sicuramente tu da quanto tempo è che fai l'artista di strada, Antonio? Dal 97. Insomma, vedi, hai cominciato prima di loro. Ragazzino a 17 anni in Sicilia e poi man mano ho coltivato questa passione e poi ho beccato Padova nel 2004 e là sono rimasto. Ma la cosa particolare, la cosa speciale è che 10 anni che appunto vivo a Padova e finalmente ho portato, cioè mi fa piacere di aver portato un festival di 4 giorni, perché comunque a Padova in passato si faceva un mini festival di un giorno, però io ho tentato di dire ok, facciamo un festival vero e proprio, 4 giorni, addirittura volevo farlo di 5 e sono stati 4. Vabbè, insomma, dai. Sono confrontato, comunque devo ringraziare particolarmente il dialogo che ho avuto con il sindaco, perché ha apprezzato l'idea e veramente Massimo Bitonci è stato gentilissimo e mi ha sostenuto su questa cosa. Io ci ho parlato da saltimbanco, lui lì da persona tranquilla ha accettato il progetto. Noi l'abbiamo avuto ospite e una delle prime cose che abbiamo detto di lui e che abbiamo compreso di questo sindaco è che è una persona che non parte prevenuta, accetta il dialogo, ascolta, sa ascoltare e se sono delle belle idee le abbraccia, anche se non è lui in grado di farle, perché molto spesso la gente, come ben sai, non si fida, perché se non lo so fare io magari non lo sai fare nemmeno tu e quindi difficilmente mi convinci a fare le cose. Invece lui sì, perché tu le sai fare le cose e quindi ti ha detto ok, fallo. Benissimo così. Infatti, come dicevano i giornali, diciamo c'è stato, mi ha preso in contropiede, capito? Cioè mi ha ricevuto, c'è stato un dialogo, perché c'erano state un attimo delle incomprensioni, io volevo conoscerlo, capire, eccetera, perché sai, i giornali dicono una cosa, quello un altro, eccetera, ma perché invece non andare ad incontrare, bravi, avere un dialogo costruttivo? E così è stato, almeno realisticamente i fatti ci sono stati e adesso siamo qua. Siamo allora pronti. Diciamo che ancora una volta funziona che vis-à-vis, quando ci si parla ci si capisce meglio, perché le persone che riportano tutti quelli ma ha detto che, ma immagino che, non c'è niente da fare. Invece quando si parla e si parla da uomini, sì, sono ci state si capisce. Parole concrete, ecco, fatti. Che questo è fondamentale. Allora avete scelto voi cosa farci sentire intanto? C'è qualcosa? Sì, perché bisogna cominciare subito, altrimenti poi si raffredda la mano. Prima abbiamo fatto qualche tentativo per il preascolto, per sentire come si sente. Allora, cosa ci dedicate intanto? Intanto un grazie a tutti gli amici che ci ascoltano su Radio Genius. Abbiamo appena lasciato la diretta degli amici di Radio Genius Trento e un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo nel canale televisivo KP24. A tutti costoro cosa dedichiamo? Bella domanda. Cantante. Have you ever seen the rain dei Creedence? Oh, bellissima storia. Qui mi ricorda un certo momento della mia giovinezza. Va bene, dai. Allora, le coquette. I know.
voilà, benissimo, molto io bene. Mi sono innamorato, se qui in diretta, cioè. Hai visto? No, perché ecco, il bello del suonare così, così. Noi non siamo in strada, siamo in studio, però la bellezza è suonare insieme. Ma venire qua mi hai rovinato, Claudio, perché mi sono innamorato qui adesso, seduta stante. Mi ha incantato. Ecco. Allora, noi dobbiamo parlare di quattro giornate. Allora, quattro giornate che sono dal 4 al 7 dal giugno. Dal 4 al 7 giugno. Allora, prima giornata, il 4, più o meno che succede? Partono circa 5-6 spettacoli in giro per le location, in giro per il centro di Padova, quindi siamo intorno, sai, il centro, Palazzo Moroni, certo, Piazza, certo, della Frutta, Piazza delle Erbe, Piazza Pedrocchi. Venerdì un po' più di spettacoli, quindi siamo a 7-8 spettacoli, sempre di circo contemporaneo, acrobazie, eccetera. Il sabato, tutto questo giovedì, venerdì e sabato di sera dalle 21 alle 24. Ok. Invece di domenica spettacoli dalle 10 del mattino fino alle 24, con il gran gala finale alle 21:45 sempre a Palazzo Moroni. Interessante questo. Ci sarà anche un concorso street foto, tutti possono fare foto con cellulari, macchine fotografiche, di tutto, e poi ci sarà una premiazione. Le foto agli artisti, al pubblico, scattare i momenti più belli, ci sono dei premi in palio. Allora, per consegnare le foto, a chi vanno date? Io le scatto e poi vado da chi? C'è praticamente il sito. Io porto del... a te. C'è il sito del festival. Ah, ok. Padovastreetshow.com. Lì si legge il regolamento e poi c'è tutta una prassi da seguire. Si fa tutto. No, te lo dico perché voglio partecipare. Dai, vieni col telefonino. Perché ci ogni volta, fare solamente il presentatore, voglio fare anche il fotografo ogni tanto. Giusto? Sei un grande presentatore. Chissà se riesco a fare anche il fotografo, potrebbe essere un'idea. No, ecco, allora dalle 21 comunque alle 24. Sì, questo sono di giovedì, venerdì e sabato. Giovedì, venerdì e sabato. E quindi, insomma, per la movida padovana viene bene, perché insomma, uscire la sera è fondamentale. Certo. È quello che ha sempre voluto il sindaco Bitonci, chiedeva appunto di riaprire le porte alle piazze, che la gente fosse più presente nelle piazze, e cosa meglio di uno spettacolo di questo genere per portare la gente sulle soprattutto piazze. Per le famiglie. Famiglie, sì, con i bambini. E la sera è una particolarità, perché come ti dicevo prima, finora non c'è stato un festival di questo genere con spettacoli da tutto il mondo di sera, dalle 9 in poi, perché mi faccio un giro io a Padova di sera, sai, c'è meno gente, i negozi chiudono alle 7:30, invece è bello che ci si prolunga più le attività, è anche un incremento economico alla città in quei 3-4 sì. giorni. Certamente me. Sì, è un sistema di stare tutti insieme così di nuovo alla vecchia maniera, no? Sì. Tanto per dire, cazzeggiare nelle piazze la sera. Fantastico. Diciamolo un po' alla maniera giovanile, sai, con i miei capelli bianchi faccio fatica a dire cose giovanili, no, riesco a dirle lo stesso. E, un'altra cosa, per allora tutto gratuito, sì, il tutto spettacolo gratis. È gratis. Gli spettacoli, come si sa, il pubblico deve, cioè l'artista fa cappello anche, certo, nel senso poi che apprezza l'artista, c'è il rito del cappello e si dà l'offerta. Vabbè, nel cappello, ma questo fa parte del sistema di spettacolo. Del sistema, sì. Quindi assolutamente, perfettamente. Allora, voi avete quanti, ecco, cominciamo a pensare più o meno, quanti artisti avremo nel giro? Allora, arriveranno 17-18 compagnie, ma dall'Argentina, dalla Francia, dal Messico, e poi, essendo una prima edizione, un attimo mi devo stare calmo, e quindi anche la gran parte dall'Italia, me l'hanno detto pure dal comune Ostrat di Calmo, perché io stavo facendo venire anche artisti del Cirque du Soleil. Però uno o due artisti del Cirque du Soleil, però mi voglio tenere calmo, almeno non so se un giorno questo festival si fa, non si farà. Certo, sarebbe bellissimo se negli anni cresce, se questa cosa possa crescere, o se faccio errori di congiuntivi, ditemelo, perché... No, ma non ti preoccupare, no, ditemelo, oh, ma deve funzionare lo spettacolo, non è congiuntivo. No, perché faccio errori di congiuntivi, sai, io parlo così. Comunque, insomma, ci saranno tutte queste cose. Poi tra l'altro di domenica, sempre circa alle 20:30, perché il festival è supportato sia dal comune di Padova, ma poi abbiamo anche come main sponsor Birra Antoniana. Ah, e a un certo punto il birrificio, sai, certo, praticamente anche i tifosi del Padova conoscono. Ah, sì?
E c'è aperitivo per tutti, offerto da Birra Antoniana, ah, Palazzo Moroni. Benissimo. Quindi al municipio proprio. Sì, sì. Quindi sì, porte sì. aperte del municipio. Ma poi lì, sempre al municipio, gran gala di chiusura. Grande gala. Beh, bellissima questa cosa qui. Dai, su, mi pare che hai organizzato una bella cosa. Non è facile, eh. Beh, io voglio dire al pubblico da casa, vi ringrazio intanto se venite, se non venite va bene, però. No, perché no? Ma certo. Perché no? Certo che devono venire. Voi venite? Certo. Anzi, certo. Magari, anzi, noi abbiamo fatto questo incontro apposta perché vogliamo che la gente sia informata. E per informarvi abbiamo due sistemi: la parte radiofonica, e questa è Radio Genius, e l'altra è la TV, Caffè 24 Television. Siamo in onda anche a livello televisivo e in più regioni. Quindi, se qualcuno voglia di fare la gita a Padova, perché Padova è bella, Padova è turistica, Padova potete venire a trovare, perché di giorno la vedete in un modo e poi la sera trovate il Padova Street Show. Diventa un teatro a cielo aperto. A cielo aperto, ecco. E Padova ne ha tutte le connotazioni, tra l'altro quella storica e tutti i palazzi, perché ci sono delle location veramente bellissime. Non è che siamo messi a caso, no? No, ecco. Assolutamente. Abbiamo dato il nome Street Show all'inizio, un po' che si era titubanti sul nome, però internazionale. Street Show, capisci che la strada diventa uno spettacolo. La strada è uno spettacolo. Benissimo. Ecco, questa è la... Nella parte, diciamo, generale di quelle che sono questi momenti in 4 giorni consecutivi. Adesso io chiederei alle ragazze, ma siamo pronti a fare qualcos'altro? O avevate qualche commento? No, scusatemi, perché anche voi potreste dire la vostra, però, no? Io ho una domanda. Non so se si possono nominare i Baskers di Ferrara, che mi ricorda tanto. Sì, si può nominare, ma è diverso, però. Perché io faccio un po' più sul circo contemporaneo, sto cercando di presentare il progetto. Invece Ferrara si concentra molto di più, almeno mi permetto, non so se magari ci stanno ascoltando, più sui tanto, musicisti. Ma io ho più spettacoli sul circo contemporaneo. Okay. Beh, giustamente, anche perché è inutile fare concorrenza a tutte le stesse cose. Bravo. No, è bravo, comunque più bene. Festival in Italia ci sono gli artisti strada, più gli artisti strada sono contenti, perché si fanno un calendario e lavorano, eccetera. Perché guarda che c'è l'Associazione Nazionale Artisti di Strada che tutela gli artisti di strada, stanno iniziando ad essere tutelati ed è giusto. C'è anche il progetto Open Street, Strada Aperta, e si tutelano tutti gli artisti di strada, perché è un mestiere che deve essere riconosciuto, perché è un mestiere importante, sì. Fatto con organizzazione. In ogni comune è un mestiere importante, perché secondo me i comuni d'Italia devono capire, almeno Padova l'ha capito, che gli artisti di strada, professionisti, gli artisti di strada che hanno da dire, portano più turismo, portano gente, e comunque non ci possiamo fare niente, le famiglie sono... bambini sono incuriositi da questi spettacoli, attirano. Sì, sì, questo è sempre stato, e questo hai perfettamente ragione, perché la bellezza dell'artista di strada, soprattutto in quei momenti circensi un po' particolari, quelli fatti un po' apposta per i bambini, quelli sono dei giochi semplici, ma che li fanno loro sgranare gli occhi, li vedi con a bocca aperta, ecco, sì, quello è quello che vogliamo vedere nei bambini, ed è quello che vogliamo vedere a Padova la sera, no? Questo dobbiamo ribadirlo. Speriamo che pioggia ma noi cerchiamo di dimenticare questo problema, dimentichiamolo, non c'è. Comunque a cosa serve? Si fa lo stesso, nel senso, anzi invito tutti a venire con gli ombrelli, diventa un po' romantica, la buttiamo così. Comunque l'avete invitata la pioggia, no? Meglio così. No. Ecco, dicevamo a Francesca, tu non hai domande, perché a te piace cantare. Sì. Però se tu dovessi pensare che canzone canteresti a un Padova Street Show, per esempio? Era spiazzata. Sì. questa la dedica a lui, secondo me. Ecco, la prossima. Allora, aspetta. Vediamo qual è. Dedicata ad Antonio. Ma qual è quella tipo da Vincio Capossela? No. Ah. Aspetta. Eccola. Cominciamo a fare delle belle scelte. Io vi ricordo canzone. Intanto che voi cambiate canzone, vi ricordo che siete in ascolto di Caffè 24 Television, anche sui canali però di Radio Genius, che in questo momento trasmette da Padova. Saluto di nuovo gli amici di Trento che prima erano con noi e che abbiamo ascoltato qui dallo studio, e contemporaneamente attenzione, perché noi finiamo dopo una mezz'oretta, comincia il tarlo, perché qui la televisione in live non si ferma mai. Cosa ascoltiamo, Francesca? Sympathique di Pink Martini. Wow! In francese. Allora, vedi questa connotazione. Ma poi io adoro il francese, quindi qua tu mi stai rovinando stasera, Claudio. Connotazione assolutamente internazionale. E si va.
Ma chambre ha le forme d'une cage. Le soleil passe à son bras par la fenêtre. Le chat sur à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement l'oublier. Et puis je fuis. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses, mais maman n'est pas à temps. Mais non, souffle dans mes entourages, me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement l'oublier, et puis je fuis. Je ne suis pas fière de ça. Bravissime, se voglio dire tutto, bravissimissime davvero, però grazie. È una cosa estremamente da dopoguerra questa, no? Come fai a conoscere questi brani qui estremamente antichi? Perché questa è una cosa che riprendono adesso, ma ha un passato notevole. E noi l'abbiamo conosciuta nella versione moderna. Sì, moderna, in realtà. Però ti posso garantire che è bellissima, anche se ha mantenuto quasi invariato il tutto, sai? C'è un po' più ritmo, però è molto molto bella. Edith Piaf una volta, se non vado errato, anche lei la cantava. Quindi dobbiamo andare un po' indietro, un po' indietro nel tempo, un po' indietro nel tempo. E insomma, sai che lei ha sbagliato epoca? No, sì, doveva nascere lei prima. Si veste anche anni 50. Ma dai, allora andiamo d'accordo. Io viaggio ancora, ho uso una valigia anni 50, vado a Parigi ogni tanto con questa valigia. Bellissima. Partiamo. Claudio, sarebbe la valigia dell'attore. Io parto, mi piacciono queste valigie e parto, vado lì. Ad esempio, sono stato a Parigi a febbraio e là sono stato all'Accademia Fratellini, l'accademia più antica del mondo. Di scuola di circo più vecchia e antica, però, non so, del mondo, e là ho conosciuto artisti circensi, cabarettisti. Partivo con questa valigia, si va in giro, no? Perché Parigi mi piace. Piaf. D'altronde è bello. Vabbè, allora questa era una cosa che ci portava all'internazionalità, allora, del Padova Street Show, giustamente, perché dobbiamo ricordare che noi abbiamo la possibilità di avere i turisti e organizziamo le cose anche per loro. Certo. Però quanto bello sarà per chi ricorda la Padova più bella goliardica, perché queste cose a me ricordano molto la goliardia. E nel momento in cui vedevi tutti questi studenti che facevano spettacolo per conto loro, chi a sbronzarsi, chi a suonare, chi a cantare, chi a fare i numeri in cima ai monumenti, però tutti i momenti di spettacolo non circense, però sicuramente improvvisato e che arrivava dal cuore. Quindi una specie di ritorno anche alla goliardia, perché lo spettacolo in fin dei conti è un po' goliardia, e Padova, insomma, a livello goliardico era una grande piazza. Come la vedi tu sotto questo profilo? Anche perché in fin dei conti io ti ho sempre visto, ti ho visto spesso in fianco alla porta del Bo. Quindi uno che si esibisce davanti alla porta dell'università, voglio dire. Sì, voglio fare una cosa originale. Sto scrivendo anche alle mie sorelle che mi stanno seguendo. Ah, benissimo. Nel frattempo, perché Dolores e Beatrice che mi stanno seguendo, ed è bello sta cosa interattiva che loro mi stanno venendo dall'Emilia Romagna. Vedi? Per cui che non stai seguendo quello che ti sta dicendo Claudio. No, sto ascoltando anche.
Sto ascoltando anche. Diciamo però, scusami Claudio, il fatto della goliardia io non ce la vedo tanto, un po', cioè rispetto la goliardia però... Sì, no, no, ho detto il sistema goliardico è quello di andare a cuore leggero nelle piazze e divertirsi. Ci sono stati dei momenti in cui non ci potevi andare perché non erano ben frequentate, eccetera, eccetera, invece adesso è proprio andarci come con i goliardi. Una volta al massimo di fastidiosi c'erano gli studenti. Certo. Poi sono stati dei momenti un po' peggiori dove le piazze non venivano usate per la passeggiata della famiglia, e quindi automaticamente questo festival, questo Padova Street Show, serve a riportare quell'ambiente. Quell'ambiente un po' che, sì, che io vedo un po' goliardico, però chiaramente sai, ognuno lo vede al suo modo. Certo. Io ho vissuto la goliardia insomma negli anni 60-70, fine 60 e 70, quindi era un certo ambiente. Ovviamente è difficile spiegarlo, chi l'ha conosciuto però secondo me capisce cosa intendo dire, che insomma, al massimo vedete gente che ride, scherza, si abbraccia anche se non si conosce. Questa era la goliardia di una volta, e credo che il Padova Street Show voglia riportare appunto un ambiente di questo genere. Tutti amici, tutti gridano, scherzano, guardano spettacoli e poi fanno un brindisi in compagnia. Può essere un'idea? Può essere un'idea. In più intrecciamo anche, sai il film La strada di Fellini? Sarò banale nel citare questo film. Perché? Però no, sai, risaputo, e quell'atmosfera onirica felliniana, certo, retro anche, di questo Zampanò che arriva con la camionetta e fa il suo spettacolo, così come gli artisti del Padova Street Show arrivano e iniziano a regalare un sogno e un viaggio a questi spettatori. E quindi sì, bellissimo, diciamo, per questo il target è 0-100 anni. 0-100 anni, benissimo, quindi posso partecipare anch'io. Tutti, sì. No, aspetta, tu che hai 101, no? No, no, sei tu nelle 101 cose da vedere a Padova. Tra l'altro Paola ha fatto un altro libro e sì, quindi se abbiamo l'occasione potremmo reinvitarla, no? Invitala, io mi seguo da casa. Benissimo. Magari vi faccio una telefonata. Potrebbe essere anche una bella occasione. Allora, a parte il concorso fotografico, lo dicevi che basta seguire, non c'è problema. C'è qualche altra particolarità, qualche altro momento particolare, non lo so, c'è qualche appuntamento che ci non sono se- i workshop, non se- oh, saranno dei workshop sulla fotografia, su come realizzare un cortometraggio e sul disegno animato. Ah, però è divertentissimo, le persone possono appunto iscriversi al workshop, è come fare dei disegni e creare dei cartoni animati. E anche per il disegno animato? Sì, sì, ci sono appunto, c'è il workshop di disegno animato e poi c'è il corso di, il workshop di fotografia che si fa in centro, fanno fotografie e poi appunto come realizzare un cortometraggio. E quindi quelli saranno i più fortunati, perché poi saranno anche nell'occasione, potranno sì, partecipare con maggiore talento. Ma anche al concorso. La cosa bella è appunto questa cosa, comunque è appunto sì, del concorso che coinvolge tutti, perché tutti possono fare qualsiasi foto e poi la mandano e magari chissà, la giuria vede, dice, anche se non è un fotografo, però ha corto in quel momento un bellissimo scatto e poi si ritroverà protagonista quella sera alle 21.45 perché sarà premiato davanti a tutti. Ecco, io avevo parlato ovviamente con il mio regista prima e avevo detto ci sono dei link per poter mettere in onda uno spottino di quelli che sono gli spot previsti per capire questo Padova Street Show. Quindi adesso io non riesco a capire se la regia è già pronta, questo me lo dovrà dire in qualche maniera, e se me lo dice, che ne so, facendomi un non lo so, quando vedo partire, facciamo così, se vedo partire lo spot mi zittisco, ecco. Okay. Oppure lo metti in sottofondo finché parliamo, tanto non c'è da ascoltarli ma semplicemente da vederli, perché questo ti fanno capire un po' che cosa sarà il Padova Street Show. Poi se così doveste fare una scelta, uno dice ma sì, mi hanno invitato, non so se dire sì o non so se dire no, voi vi sentireste di fare invece che uno spettacolo come può essere in un pub, in un cinema, in una piazza, ma in una piazza non sul palco, ma giù dal palco in un angolino così, e vi potrebbe piacere, vi trovereste a disagio, perché ovviamente è più improvvisato, però anche qui, insomma, per i dei conti, la voce e la chitarra, non è che avete bisogno di grosse cose o di grossi orpelli, quindi potrebbe essere anche una cosa, oppure essere troppo vicini al pubblico potrebbe essere fastidioso. Beh, in realtà quando abbiamo suonato alle Notti Bianche... Sì. Siamo sempre state più vicine al pubblico in realtà, quindi... Sì.
dobbiamo magari imparare un po' ancora su, su questa cosa, nel senso che ci vuole un po' di tempo secondo me per rodarsi e avere a che fare con le persone, però il palco magari fa più paura che non il contatto diretto, no? Secondo me. Perché ti senti all'altezza, invece dal palco, quando dici mamma mia, si aspettano chissà cosa perché mi vedono quassù. Meno ansia da prestazione. Esatto. tu Antonio, come la vedi questa cosa invece? Tu ormai non hai problemi perché sei abituato a vedere gente di tutti i generi vicino a te, però... Il palco, ti piacerebbe di più o ti trovi molto più a tuo agio vicino alle persone? Perché io ti ho visto perfettamente a tuo agio, ho visto la gente, ho visto bambini felici, quindi il tuo spettacolo l'ho visto più volte, una parte del tuo spettacolo, perché non sono riuscito a vedere tutto, però, quindi così ti trovi benissimo. Se tu dovessi però per ipotesi dire, vabbè, adesso lo faccio su un palco, in mezzo a uno stadio, con tutta la gente che mi guarda lo stesso, però distante dal pubblico, ti piacerebbe di più, ti sentiresti più a disagio? Sembrerebbe di fare una cosa strana? No, non mi piacerebbe perché non è adatto al genere di performance che faccio, cioè sarebbe tutt'altra strano, magari non dipende da come c'è tutto un piano logistico un po' particolare. Se parliamo di un palco con una appunto la platea attorno, tipo come se fosse un circo, allora va bene, ma in uno stadio è molto, la vedo un po'. Poi io amo più il contatto con il pavimento, con la strada, con la piazza, più che del palco, perché il palco mi vincola un po' su varie cose. Dipende anche dalla situazione. Cioè, io ho visto su Facebook, tu hai parlato adesso di un workshop anche a livello cinematografico. Sì. Però ho visto anche che c'è qualcosa di tuo, di un corto, se non vado errato, ho visto che parlavi, ne ho visto citare un corto, devi aver fatto una cosa di questo genere, un film addirittura. Sì, ho girato dei corti pure fino al 2008, poi ho interrotto. E ne ho visto uno recentemente su Facebook delle notizie, però non ricordo a quale si parlasse. Sui pescatori in Sicilia ero. Appunto ci fu un periodo dal 2000 al 2010, 2008 che ho girato molti cortometraggi molto ambientati in Sicilia, sui pescatori, sulle tradizioni, diciamo mi piace Verga, mi piace e quindi il neorealismo, i miei bisnonni erano tutti pescatori, sono molto legato al mare, quindi ora ho i miei 34 anni, però quando avevo 24-25 anni giravo molto sul mio paese, sui pescatori, perché ero consapevole che da lì a poco molte cose sarebbero cambiate, infatti oggi nel mio paese molte cose sono cambiate veramente, i luoghi, i colori, le tradizioni. Mi piace filmare per custodire tutto questo, quindi mi ispiro a dei documentaristi come Vittorio De Seta, insomma questa necessità di raccontare. Ho in progetto un cortometraggio sull'immigrazione, non so quando ancora lo realizzerò, ma in fase di lavoro. Insomma sono ancora in trattative con una produzione eccetera, insomma interessante, quindi a parte fare arte in un certo modo, cioè quella che poi fa piacere ai bambini, che fa piacere alla gente, hai anche una seconda parte artistica che è intanto incamerare la storia e filmarla, perché a evitare di perdere le tracce, forse lo fai un po' anche per quello, per documentare. Sì, infatti la strada e il cinema sono sempre stati, il circo e il cinema, due mondi che si intrecciano, così come appunto Chaplin lo faceva appunto con il circo, Fellini con la strada, e quindi è stata tutta una coincidenza, tutto è arrivato all'improvviso. Io non ho fatto università, sono stato un autodidatta, anche perché l'università a me non mi ha mai stimolato, nel senso, ok, potevo fare il DAMS, mi dava delle nozioni semplici, però non mi riuscivo a ritrovare, per cui io ho evitato tutto questo. Allora ho detto, se io voglio fare quello che voglio fare, lo voglio fare da me. Poi l'università mi può dare, almeno sull'arte, mi può dare delle basi culturali, eccetera, ma non... è avvenuto. Beh, questo. Comunque ti dico, mi ha contattato una scrittrice pugliese, infatti non so se mi sta seguendo, si chiama Giuliana Micelli, che ha scritto un libro, ora io non... Su questa storia mia dalla Sicilia al Veneto, la decisione, uscirà il libro nei giorni del festival e si chiamerà L'arte nasce nella strada.
poi lo portiamo anche qui. Magari inviti lei ed è, racconta della mia famiglia, della mia infanzia, perché è rimasta colpita da queste avventure che ho attraversato. Anche come ci sarà un documentario di 12 minuti che si chiamerà La scelta, era uscito sul Mattino pure. Racconta di anche quello, ecco, un'altra cosa che avevo visto. Sì. E voi? Con le telecamere? A parte queste. Noi siamo mute. Su di noi nessuno ha ancora scritto libri, comunque se voleste e neanche, iniziare. E neanche vi ha proposto di fare film. No. Beh, io potrei proporre, possiamo girare un video. Però fare parte di una colonna sonora come chitarra e voce, sì. Bellissimo. No? Fantastico. E se doveste farlo, vi piacerebbe inventarle le canzoni o trovarle fatte? Sarebbe una bella sfida farle. Sì, bellissimo. Avete provato già a buttare giù due parole e due note? No, non ancora. Molti anni fa. Sì? Sì, ma così, sperimentando. Ma solo tu? Sì, molti anni fa. Prima che iniziassimo a suonare assieme. Okay. Insomma, tutte le giovani ragazze scrivono poesie, no? Le poesie, mettendoci qualche nota sotto, diventano canzoni. Sì. Non è una cosa difficile, allora, immagino. Allora è un sacco di diari, se vuoi. queste sono cose, ecco, quindi se capitasse però vi potrebbe essere una bella avventura. Sì. Ah, certo, sì. Ecco, finché siamo allora sulla musica degli altri, adesso cosa ci ascoltiamo? magari finché suono, se riusciremo a vedere qualcosa in sottofondo di quelle presentazioni, che così io lo ricordo alla regia, perché non ho sempre l'occhio sul monitor, perché siamo a livello radiofonico, quindi ho il mio mixer da seguire. Però per il resto, se finché c'è qualcosa in onda, sì, noi siamo qui apposta. Intanto, ragazzi, state tranquilli, perché è un'altra canzone bellissima. Siamo pronti? Non voglio neanche sapere il titolo. Ascoltiamola. Bellissima, sì. Allora, se doveste fare un sogno così, avete un sogno nel cassetto, a dire la verità,
Ma se doveste fare un sogno, il sogno nel cassetto, vogliamo aprire sto cassetto e tirare fuori questo sogno? Ma no, dai, poi magari porta male. No, va bene. No, non è necessario la completa realizzazione, cioè dire io voglio partecipare al Festival di Sanremo fra 3 anni e poi fare 2 dischi l'anno dopo, cioè adesso stiamo senza andare a scoprire troppo il sogno, però il sogno è di andare avanti nello spettacolo, B, di diventare ricercatrici biochimiche, non lo so, cioè, questa è la differenza, no? No. Qui piacerebbe portarla avanti. A me sì. La parte sicuramente. Artistica. Sicuramente. È un mio sogno, anzi ne avrei due. Però secondo me in uno tu potresti aiutarmi, io adoro Carmen Consoli, che tu sicuramente conoscerai essendo tua... Certo. Sì, no, la conosco. Mi piacerebbe tantissimo cantare una canzone sola con lei e una con Caro Emerald, poi basta. Ma insomma dai, questo è un bel sogno però, no? Sì, dai, una anche con Ben Harper se proprio vogliamo. Giustamente però... perché. Giustamente perché. Sì. Anche tu, Eva? Sì. Concordi? Sì, però lei diceva di cantare. Però, cioè... Un'idea così definita, nel senso che per me la cosa fondamentale è continuare a suonare, quindi poi dopo come si concretizzerà questa cosa non ha così tanta importanza in questo momento, nel senso che nel momento in cui io sono felice mentre suono e suono con le altre persone, per me è una cosa vera, mi sono resa conto che è una cosa molto gratificante e quindi a prescindere poi del... Sì, ma quello anche per me, voglio dire, è la stessa identica cosa, solo che se penso, dico un domani cosa... È una cosa che non capiterà mai, però è una cosa che... Che invece capita. Sì, magari. Che capita. Potrebbe essere, no? Claudio, una domanda, ma come mai qua non si prende in Sicilia pure? Allora, con lo streaming sì, ovviamente. Dai, c'è anche la mia amica che ci vede da Dubai, ciao Anna. Ovunque con lo streaming, questo è chiaro, e purtroppo il digitale terrestre si ferma alle Marche. No, ok. Ma però il problema non si pone perché abbiamo tutte per... l'Apple, qualsiasi Apple, iPhone, iPad, eccetera, c'è un'applicazione apposta e ci vede in tutto il mondo, quindi il problema non si pone né a livello televisivo né a livello radiofonico, grazie ai nostri tecnici che continuano a tenere cura di questa cosa, perché funziona in maniera veramente egregia. Questo complimenti proprio alla spada tratta ai tecnici. No, bravi. Io vi seguo ogni tanto, vedo, si vede benissimo, potenza segnale ottima, nitido, perfetto. Una cosa, i video come non li mandate del festival, facciamo vedere lo spot realizzato dai ragazzi di adesso Studio Taipo, cercheremo Fosco di venire, e Carmine, che mi hanno sopportato per 8 mesi. Io cercherò di adesso se riusciamo a vederli lo vedo io da qua, perché giustamente abbiamo sono pronti di promo? Adesso io la regia non riesce a rispondermi perché dagli studi televisivi riesco ad avere il ritorno della voce della regia. Ha detto che già è andato. Qui, no. È già andato finché parlavamo, vabbè. Sì. Ecco, beh. Se poi li ributtiamo nessun problema, grazie, perché tanto durano un minuto l'uno, quindi sì, non c'è 40 problema. Secondi. Ecco, noi cercheremo di partecipare comunque, perché vorrei venire sul serio a fare un po' di foto e magari se riesco a fare qualche filmino, che ne so, senza mai. Ci saranno, poi, sì. Poi sarà un piacere stare in mezzo alla gente, ecco, questa è la parte più importante. Un altro pezzettino? vi sfruttiamo ragazzi, perché abbiamo ancora 9 minuti, se non vado errato, per stare insieme, quindi una canzoncina ancora ci sta. Poi cerchiamo di chiudere invece quello che è ripetere il discorso su come è articolato il Padova Street Festival. Nel frattempo, stavolta si dà il titolo, lo diciamo. Cosa ascoltiamo? It Domina Thing, Ella Fitzgerald. Molto benissimo. Leggermente rivisitata. Sì, un attimo. Vabbè, certo. Lui si preoccupava dei congiuntivi, io molto benissimo. Scusate, molto benissimo, scusate se continuo a muovermi, ma è un po' scoppa questa serie. Tipo... Bello della diretta. Sì. Ok. Scusate, ce la faremo. Don't
Ha fatto un po' la giocoliera perché gli stavano cascando le cuffie, per cui ha fatto come si dice, a stare col circense impari a fare anche è colpa tua, cioè io non vorrei dire... grazie, allora vabbè, dai. Noi, come vedete, come ci vedete assolutamente in diretta, quindi tutto succede proprio finché lo vedete. Ecco, questo è il bello della radiovisione. Siamo all'interno degli studi, vi ricordo, di Radio Genius, perché abbiamo chiesto ospitalità a Radio Genius per fare una radiovisione, però poi alla fin fine le telecamere sono quelle di Caffè 24. Claudio Casorati, che da un paio di settimane sta facendo questa prova il mercoledì, ci piace tanto e vogliamo anche continuare a farlo, perché il mercoledì live è bello così. Live, avete visto, Padova Live, e in sottotitolo Padova Street Show. Questo è il titolo della serata, Padova Street Show, che... Abbiamo un media partner interessante che è Italia's Got Talent. La trasmissione, perché loro si interessano molto dei festival con i talenti che ci sono, no? Però, per cui io anche gli segnalerò delle persone, anche le ragazze sono bravissime, provine, eccetera. Sì, anche certo, no? Loro comunque cercano acrobati, sai, cose particolari, ovviamente. Mentre suona con la chitarra, però là ci puoi studiare, ci puoi lavorare bene, potrebbe avere un bel lavoro, un chitarrista che non sa tenere sulle cuffie e cioè, si diverte ugualmente. Allora, un'altra cosa, ricordiamolo, sono 4 giorni, comincia il giorno 4 del mese di giugno e sarà giovedì, giusto? Sì, sì, sì. Continuiamo anche il venerdì e il sabato, e queste sono 3 giornate dalle ore 21 alle 24. Ho imparato bene? Sì, perfetto. Visto? Ho studiato, poco. E invece la domenica cominciamo fin dal mattino e andiamo avanti fino alla sera. Dalle 10 fino alle 24, ma perché poi alle 7:30 finiscono gli spettacoli, alle 8:30 c'è l'aperitivo con gli artisti appunto a Palazzo Moroni. E poi lo show finale. Il gran gala finale. Con un presentatore, tutti faranno uno sketch di 5-7 minuti. Benissimo. Gli artisti si esibiranno, 12-13 artisti, ci saranno ringraziamenti, forse interverrà pure, non so, magari se vuol venire il signor sindaco, ma facilmente sì, perché no, e la gente si siederà tutta sulla scalinata, sai, di Palazzo Moroni, ci saranno, certo, delle sedie, bellissime. E poi il gran galà, molto bello. Ecco, io sto vedendo adesso, voi non lo vedete, ma io sto vedendo qualcosa a questo proposito, Padova Street Show, stiamo vedendo proprio uno dei promo molto bello, e quindi insomma, e noi vi invitiamo ad esserci tra giovedì, venerdì, sabato, domenica. Non trovate un giorno per venirci? Lo trovate, no? Almeno il fine settimana, giovedì, venerdì, magari più per gli studenti, sabato e la domenica, soprattutto la domenica per le famiglie, però almeno se vengono, se
tutti anche il sabato per le famiglie, certo. Tutti e quattro i giorni sarebbe fantastico. Fantastico. C'è l'info point a Palazzo Moroni fuori, dove le volontarie anche del festival daranno informazione a tutti. C'è comunque c'è assistenza, ci sono i volontari in ogni postazione. Ecco, ricordiamo che le location sono intorno a Palazzo Moroni, vicino al sono Pedrocchi. Cinque. Piazzetta Pedrocchi, Palazzo Moroni via 8 febbraio, Piazza della Frutta, Piazza delle Erbe e in Piazza Eremitani. In più c'è pure un piccolo bazar di meraviglie, cioè artisti dell'artigianato che espongono, e in più c'è anche l'Open Street, che è un l'Open Street è aperto a tutti. C'è gente che mi chiama e mi dice: senti, ma ok, io non sono sul programma, ma posso venire per esibirmi? Sì, rispetta gli orari dell'Open Street e ti puoi dire la tua. Perfetto, noi siamo a posto. Allora, intanto una congratulazioni per chi ha ideato, perché dobbiamo dirlo, Antonio Carnemolla è l'ideatore di questo show. Un grazie allora a Massimo Bitonci, perché per una ragione o per l'altra si è trovato d'accordo con lui e gliel'ha fatto fare. E tutta l'amministrazione. E tutta l'amministrazione, tutti i burocrati impiegati che mi hanno sopportato. Tutti i giorni vado al comune, quando mi vedono: oi, Carnemolla, ancora qua. Invece un altro saluto e grazie ovviamente sia a Francesca che a Eva. Noi però non andiamo via per quello che riguarda Caffè 24, lasciamo spazio a una nuova ambientazione e al programma Il Tarlo alle ore 21:30. Però noi ci fermiamo qui in radio, piccolo break, e poi ricominciamo a trasmettere qui da Radio Genius. Grazie a tutti, buona serata, e l'appuntamento è per venerdì, anche lì sorprese a non finire, dalla Sala Grande Televisiva. Ciao a tutti, buona serata, ciao ragazzi. Ciao. Ciao.